Buonasera amici di Radio Jeans, siamo qui a Balaci dei Cinghiali. Anche questa sera abbiamo incontrato degli amici che abbiamo incontrato anche a Saliceta la notte brava. Allora presentatevi un pochino. Giada di Savona, Linda, Enrica, Valentino, Edoardo. Allora ragazzi, prima di tutto di dove siete? Savona. Alba, Camerana, Monesigno. Non l'avrei capito, scusa. Monesigno. Abbiamo proprio un mix qua. Alla grande. Un siamo mix esplosivo. Amici. Vabbè, non tutti amici, beh, cioè, qua i Balacco Cinghiali sono tutti amici. Bravo. Allora, come vi state trovando a questa festa? Alla grande. Ci stiamo divertendo e domani sarà ancora peggio. Te ci sei? Domani, certo, ci siamo sicuramente. Bravo. Di nuovo. E voi dormite qua? Sì. Ah, 5 giorni. 5 estremi, estremi. Non ce la fate più. Ormai siete i cinghiali. Perché effettivamente dopo 5 giorni. E niente, spiegateci un po' allora la giornata di un cinghiale come si svolge. Allora, ci svegliamo più o meno alle 9 perché c'è il sole e quindi fa caldo in tenda. Ah, ok. Poi andiamo a fare colazione. Sì. E poi andiamo a farci un giro nel Balla, in giro per Bardineto. Ma ci sono delle attività particolari? Sì, ci sono oppure? Attività. Alle 11 c'è yoga. No, mi piace. E niente, ti diverti così. Ah, boh, bene. E per concludere, avete qualche consiglio agli organizzatori su qualcosa in più oppure accorciare è perfetto le strade. Così? Accorciare le non strade. Mettere a pagamento i massaggi, non mettere esatto. A pagamento mettere i massaggi. Successi, pulirli di più. Ah, ok, beh. Grande quello lì è effettivamente essenziale. Ale. Bene, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Ciao.